Quindi io dico, farebbero bene i musei, le istituzioni italiane, maxi e macro, a sostenere, finalmente a aprire questo settore che non c'è, della promozione degli artisti italiani all'estero. Infatti la recente mostra al Maxi, è stato detto e scritto che la mostra è bella, ma il Maxi non c'è, non c'è il museo, perché non c'è la collezione contemporanea dagli inizi del Novecento a oggi che c'è nei cinque piani del Centro Pompidou, comprati e stracomprati. Non c'è il Palace de Tokyo dove promuovono l'arte contemporanea, invece ci sta il padiglione del testaccio dove ogni tanto fanno qualche cosa. E se non si progetta questo, se non si fa un programma a promuovere l'arte contemporanea all'estero senza un progetto, un programma, un decidere di voler fare questo, non si potrà fare, e questa è la finestra che dovranno aprire. La finestra che dovranno aprire. Quindi questi due aspetti della. Allora, quello di riuscire a convogliare quindi l'arte sana e genuina che ancora esiste a livello italiano, sì, specialmente, che però si parcellizza in individui separati, sì, questo è il problema di fondo, cercare di convogliare questo insieme e farne, appunto, diffonderlo anche a livello internazionale. Forse la globalizzazione, diciamo, è finita perché l'accesso reale al sistema globale ce l'hanno grosse aziende e grosse imprese. Ora c'è più la localizzazione, occupiamoci dei nostri territori, ognuno si occupa del proprio territorio e quindi avvia le piccole e medie imprese del settore arte. Questo però ormai non riguarda più l'arte, riguarda tutti gli altri settori del commercio, sì, del lavoro, eccetera, un discorso aperto. Bisogna cambiare un po' il modo di fare, di comportarsi. Di lui ha parlato dei nuovi metodi di lavorare, comunicare, eccetera, eccetera. E invece su quest'altra cosa che dice lui, poi nell'arte c'è un discorso molto complesso, sì, per cui ha parlato di ritorno un po' all'artigianato, all'arte, al prodotto, concetto base. E quindi di marketing bisogna, non si può non tenere conto del fatto che esistono adesso ormai dei concetti e dei discorsi che sono andati oltre nella nostra società, per cui il web 2.0, il web 3.0 che arriverà porterà proprio una rivoluzione totale, sì. Già c'è gente che per esempio gira i film direttamente sul web. Io mi riferivo a un cattivo uso fatto dagli inglesi di questo rapporto col digitale, questo dicevo io. Sì, è chiaro, allora... se tu immetti immagini di intrattenimento, immagini scioccanti, stai interpretando, sì, male l'arte digitale. Cioè, ormai c'è un concetto di cultura molto più ampio che implica, sì, che ognuno deve avere una formazione trasversale. Qui siamo insomma una decina. Ma praticamente poi come si attua questa nuova realtà dell'arte? E vabbè. Come si fa? E allora, come ci inseriamo? Allora dice, siccome è cambiato il sistema, cioè la creatività che magari era tipica del settore arte non è più, è necessaria in tutti i settori, abbiamo capito questo, secondo me le pratiche, la strada per costruire o per vedere e qualche cosa di nuovo passa attraverso delle aggregazioni. Lo Stato è in crisi perché ha sempre avuto sta forma mentis di non premiare o valutare il lavoro delle persone, no? Non lo valuta e non lo premi, lo metti lì solo perché deve fare un certo lavoro X. Allora i processi sono un po' lenti, però tutte le crisi, come avete detto già voi, come ha detto lui, sono magari positive, ti mettono alla prova. Ma i processi quali sono? Da un lato l'autoaggregazione, come è sempre stato, creare delle strutture autosufficienti, per esempio. Questo per quanto riguarda l'organizzazione. Un passo però lo dovrebbe fare lo Stato. Per quanto riguarda invece i linguaggi dell'arte, i linguaggi dell'arte, lo Stato non farà mai niente. Lo dovrebbe fare, no? Lo dovrebbe fare, se no che responsabilità? Se uno ha la responsabilità di dover gestire soldi pubblici, cioè, se non lo farà, vabbè. Per quanto riguarda invece i linguaggi dell'arte, perché sono due cose diverse, io penso che di installazioni di video, di performance, ormai c'è l'inflazione del ready made, l'inflazione che
rende poi collezionisti, galleristi e mercanti, anche loro crea un sacco di problemi a loro questa cosa. Allora, invece, lavorare su un prodotto, su un oggetto e su un linguaggio, su un'idea o un manufatto è sempre la strada migliore, secondo me, in una controtendenza che si è verificata, in contrapposizione di tendenze che si è verificato esattamente identico alla fine del 78-79, quando si esaurisce il concettuale, il concettuale stava completamente in aria. Questa stessa situazione è quasi identica sul piano delle arti visive. È un po' più complessa. Perché poi, adesso, sì, è più complessa, però poi la storia si allora, diciamo, si era. È più complessa perché è una situazione più complessa. Lì c'era un sistema molto semplice che era quello della società degli anni Ottanta, era tutto abbastanza lento. Quindi queste cose si toccavano con mano i passaggi. Erano quattro gatti di gallerie, a Roma 60 gallerie ci stavano. Facevo il parallelo, diciamo, tra quello che è successo appunto alla fine degli anni 70, dove a un certo punto si era esaurito il concettuale, per cui si presentavano gallerie vuote o gallerie piene di chissà che cosa, però era più semplice, più chiaro, sì, sì, che non è, diciamo, era più nel momento attuale, perché allora, diciamo, di fronte ormai all'azzeramento totale, la transavanguardia ha riproposto l'oggetto artistico, quindi vendibile, realizzato in vari modi e maniere. Sono, diciamo, ormai decenni che però c'è stata, diciamo, una frantumazione e proliferazione a livello proprio dell'uso delle tecniche e dei linguaggi. Per questo dico che adesso è molto più problematico dalla pittura, diciamo, al digitale, all'uso delle varie tecnologie proliferanti in tutto il mondo, in tutte le biennali, le quadriennali, le fiere d'arte. Ossia, a questo punto diventa molto più difficile, sì, che non quando c'era solo il concettuale che si è esaurito e si è riproposto, diciamo, la transavanguardia. Adesso o si riazzera tutto quanto si ripropone qualcosa di simile al concettuale, per cui si ricomincia a presentare, che ne so, gli spazi vuoti, che poi anche sull'arte, no? Si fanno di bar, ce ne sono lì al Macro, ci sono i martedì, no? Dove presentano artisti con le varie visioni, eccetera. Però poi si creano, insomma, vari piccoli poteri e ognuno difende, diciamo, la sua posizione, il suo territorio, soprattutto i poteri che fanno capo, parliamo di Roma, insomma, senza andare, tanto ce l'abbiamo qui, i poteri che fanno capo ai musei, alle fondazioni, eccetera. Chi li gestisce? Dove, diciamo, la maggior parte degli artisti sono completamente avulsi, ossia sono completamente emarginati. Diciamo, si entra in contatto con queste situazioni solamente se si fa parte di certi entourage, ossia se, diciamo, si fa parte di certe lobbies, perché è come il discorso, tutto si riallaccia poi, ossia vediamo con che potenza hanno imposto la pop art, il movimento della pop art, vediamo con che potenza riescono, io non dico chi, insomma, immaginiamo, insomma, comunque certi poteri, certe finanze, ok, riescono ad imporre un Damien East, un Jeff Koons, eccetera, eccetera, eccetera. E diciamo, da questi ambiti la maggior parte, diciamo, degli operatori dei vari settori, non parlo solo delle arti figurative, insomma, posso parlare del teatro d'avanguardia. Io qui ho provato a dire a qualcuno se conoscevano Romeo Castellucci. Il 99,9% non sanno chi è, dico, qui parliamo di uno dei massimi operatori nel teatro d'avanguardia che, guarda caso, però trova spazio in certi ambiti europei, qui non lo conosce quasi nessuno. E così, ecco, dicevo, non è solo una questione delle arti figurative, insomma, ma riguarda in un certo senso tutti gli ambiti in cui si fa ricerca, cultura, diciamo, contemporanea.
quindi parliamo del teatro d'avanguardia, del teatro danza, della letteratura, eccetera, eccetera, anche lì insomma sappiamo, no? La letteratura, lo vediamo come funziona, insomma, i vari premi letterari, gli inviti in televisione, eccetera, eccetera. Quindi ci sono dei poteri, delle situazioni che comunque determinano l'emergere di certe situazioni, insomma, di certi artisti nei vari campi, insomma, possiamo parlare, che ne so, della musica lirica, della musica colta tra virgolette contemporanea, insomma, anche lì sì, qualcuno emerge, di qualcuno si sa qualcosa, ma immagino quanti, per esempio, scrivono musica contemporanea, musica che non sia, diciamo, con tutto il rispetto, rock, eccetera. Però ma chi, dove stanno, dove non c'è, diciamo, una informazione, non arrivano, insomma. Quindi c'è da chiedersi, queste strutture, ossia, cosa fanno? Possibile che non riescono ad organizzare, diciamo, periodicamente delle manifestazioni in cui invitano un congruo numero di artisti a cadenza, che ne so, trimestrale, quadrimestrale? Queste sono cose che con l'amico Claudio abbiamo discusso e ridiscusso, però non solo non si è mosso niente, ma le cose strapeggiorano. Dico, poi allora puoi fare sì un artista di questi ogni tanto, ma mi sembra che anche come funzionamento del museo, ma anche da un punto di vista economico, secondo me il fatto di proporre sempre di livello, io non dico logicamente, insomma, ma ce ne sono di artisti nei vari settori di livello più che dignitoso, quindi se proponessero, diciamo, periodicamente una serie di artisti a rotazione, si creerebbe anche rispetto anche al pubblico che può andare a visitare il museo anche un maggiore interesse, e quindi anche da un punto di vista economico, insomma, sarebbe molto più vitale. Secondo me è questo che dovrebbero fare questi settori.